556 volte sì. È larghissima anche la Camera, la maggioranza che ha votato la fiducia a Mario Monti. Il nuovo premier l'aveva ottenuta ieri al Senato con la sola Lega Nord a votare contro. Anche la Lega, che ha confermato oggi il suo status ufficiale di opposizione, ha comunque detto che valuterà il proprio appoggio ai singoli provvedimenti. Dopo una settimana maratona, anche il weekend non sarà di riposo per Monti. Deve preparare il primo Consiglio dei Ministri, già lunedì, e il vertice che si terrà giovedì con Angela Merkel e Nicolas Sarkozy.